Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo unboxing. Io sono Xuder e ragazzi, sono arrivati i due pacchi di Amazon. Ho sbagliato a schiacciare la non volevo, non volevo, ho fatto una roba. Ok, ho fatto. Sono stati due pacchi di Amazon, signori. L'asta nuova del microfono, vi ricordo innanzitutto voglio ringraziarvi nuovamente perché se ho potuto fare un upgrade al mio setup audio è stato grazie a voi e alle vostre donazioni su Twitch, quindi grazie mille. Asta del microfono e sotto di me c'è un camion dei pompieri. No, no, il microfono, il microfono. Allora io direi di aprire l'asta del microphone per vederla perché ho preso. Senti che lasmra. Ciao microfono. Mi dispiace, non ci vedremo più, almeno fino a luglio. Apro. Aia. Signori, ci sono robe serie dentro qua. Ci sono robe serie. Tonor, Instruction Manual, Studio Boom Art. Aia. Il signor Tonor T30, ci sono anche dei biglietti da visita che sono completamente ininfluenti, filtro anti-pop. Filtro antipop che a noi non serve, bellissimo, molto professional, ma il microfono che ho preso ha già il filtro antipop. Questo è il naso del pagliaccio, eccolo, lo si mette così, lo si mette. Lo possiamo mettere come cappellone all'altro microfono che non gli starebbe male, non gli starebbe male. Allora, un secondo perché poi in realtà il pezzo quello forte, l'Enter Key, no? Cioè, mamma mia, aspetta. Un attimo, allora questo lo lasciamo cadere. Ho preso l'asta più seria che ho trovato perché mi sembrava. Allora, questo è il supporto asta, molto bene. Questo va attaccato alla scrivania. Eccolo qua. Questo va attaccato alla scrivania e si attacca al. Oh, ho perso un tocco. Questo ha voluto fare il latitante. Ok, questo è il supporto per i microfoni che non utilizzano il jack da 3,5 in teoria. E poi cazzo, se riesco. Ma come si. Chi è che ha inventato la scatola di carta con le leve? Chi è che l'ha inventata? Non è fa. Non riesco ad aprirlo. I tieni cavi, molto bene, abbiamo anche questi e finalmente riusciamo ad arrivare a quello che ci interessava, che è la vera e propria asta. Scritto caution, c'è scritto, un secondo, non capisco il caution che cavolo voglia dire. Da, ok, via così, caution spring loaded. Cioè vuol dire che ci sono le molle in tensione. Togliamogli la tensione delle molle, no? Ma porcala! Ok. Non riesco. Ok. Buttiamolo sempre lì. Ed eccola qua, signori. Asta microphone. Asta microphone. Ma quello che ci interessa. Ok, pensavo mi partisse una molla in faccia, perfetto. Quello che a noi interessa. È this, perché questo è il nuovo microphone, signori. E lo andiamo a vedere. Lo cerchiamo di aprire da Amazon. Devo ringraziare come sempre mia suocera che mi ritira i pacchi Amazon. Ok, andiamo a vedere. Sembra un bambino a Natale. Allora, apriamo il pacco Amazon e. Oh, non si può, non si può. Sì, che si può. Sì, che si può. Porca troia, ero convinto fosse più piccolo, raga. Ma quanto è grande! Minchia, sbam! Shure SMB, no, SM7B, Legendary Vocal Microphone. La vostra domanda che ovviamente mi chiedete è: quanto costa questo microphone? Minchia, costa 4 testoni, ma non 4.400, raga. 400! Se adesso esce fuori dal. Il Vensuisi. Vediamo un secondo. Aia. Aia. Delle scritte ambigue, pericolose, signori. Scritte. Qua sicuramente c'è scritto: sei un coglione, bravo coglione. Però io non riesco a leggere il
il coso. Abbiamo già fatto l'unboxing della scheda audio, ragazzi, che abbiamo comprato insieme a tutto questo set. Ora il problema è che io non ho nulla di affilato. Cioè, ho una roba affilata, non si può. Allora, vediamo se riesco ad aprirlo un secondo. Ecco fatto. Ecco fatto, ci siamo. Ci siamo, easy, easy. Il momento della verità. Il momento della verità. No, quello lì è il... la madosca! È le pien da roba, le pien da roba. Raga, c'è un sacco di roba interessante all'interno. Non è un mattone. Allora... Boh, minchia! L'adesivazzo della Shure. Andiamo. Limited, ci sono le garanzie. Questa è la user guide, quindi il... come si dice? Il manuale utente. Il tieni cavi, sempre da Shure. E signori, eccolo qua. Vediamo se riusciamo a vederlo anche non incartato. Fa paura, raga. Porca la merda, porca. Wow. Eccolo. Bazinga. Bazinga, signori. Ed eccolo qua, il nuovo microfono che oggi pomeriggio setterò e troverete già domani in live. Ora non mi metto di certo a settarlo perché non ne ho le competenze, cioè ne ho le competenze ma non ne ho il tempo. Ora come cazzo, come si rimette nel... Qua c'è una roba. Cioè questa è addirittura... Questa è addirittura la roba dietro per chiudere il microfono. Perché l'attacco... Ma che gran figata. No vabbè, ma che roba seria, ragazzi. Ora non so più come si richiude. Qua c'è un altro filtro antipop. Raga, è pesantissimo, raga. È per coprire il retro. Allora, settarlo in live... Cioè io lo potrei anche fare, nel senso... Lo potrei anche fare... Se lo volete vedere, però devo attaccarci l'asta prima, nel senso. Ma non è una roba... Non è una roba che la fai così, nel senso. Cioè, se avete pazienza e volete vedere, lo provo a fare, nel senso. Mi serve Pasaggio, però, ragazzi. Allora, aspetta. Aspetta, che qua la situazione è un po' più complicata del previsto. Io non mi aspettavo di settarlo in live, nel senso. Allora... Bisogna innanzitutto fare una cosa, ovvero sia capire come mettere l'asta in maniera intelligente. Io sinceramente l'asta l'ho presa abbastanza grande apposta, perché l'idea è o la fai attaccare, attenzione, o la fai passare da dietro, cosa che pensavo io, e ce l'ho così, che è cattivissima l'asta così, però mi va sugli schermi. O altrimenti la metti laterale. Devo anche capire dove metterla. Laterale così. Però mi copre il computer e non mi piace, nel senso. Oh cazzo, stavo registrando! Aspetta! Intanto grazie per aver guardato questo video, ragazzi. Sto mandando... Aspetta! vi mando un outro ma poi torno in live. Grazie. Aspetta che l'outro non parte.